Buon pomeriggio a tutti, Walter Infinito, che anche oggi vi legge una sua poesia scritta nel 2015. Oggi è il 31 marzo 2020, 17:45, ed eccola qua, proprio questa poesia particolare per questi momenti che stiamo vivendo. Il titolo è L'attimo, il tempo, la luce ed il buio. I quattro maestri si incontrarono molto presto quel giorno. L'attimo era sempre attento e fugace, il tempo calmo e paziente, la luce sorridente e brillante, il buio cupo e in ombra. Quattro tipi davvero bizzarri che decisero di uscire insieme e di approfondire la loro conoscenza. L'attimo chiese subito al tempo: «Ma tu non ti fermi mai?» Il tempo rispose: «Chi si ferma anche solo un attimo ha già perso del tempo prezioso e tu sai bene quanti attimi hai vissuto insieme a me». L'attimo rispose: «Ogni mio attimo è importante affinché il tuo tempo sia sempre gustato e vissuto al meglio». Il tempo rispose: «Hai ragione, caro attimo, dovrei pensare più spesso agli attimi e viverli con più profondità e lasciare che il mio tempo passi senza troppe ansie e paure». La luce velocissima disse: «Io posso illuminarvi ogni attimo e riflettere nel tempo le vostre gioie più grandi e poi correre e brillare così in fretta da lasciarvi a bocca aperta». Wow! L'attimo e il tempo si guardarono e sorridendo dissero alla luce: «Bellissime parole, cara amica, di giorni splendidi e luminosi, ma forse la tua corsa meravigliosa ha trovato un grande buco nero che ti ha reso cieca». La luce disse: «Vero, amici miei, ma anche voi ora siete in ombra. Basta un attimo nel tempo per vacillare nel buio più totale». Il buio, con voce sicura, arrivò dall'ombra più scura e disse: «Io esisto da sempre, come voi. Non ho scelto di nascere buio. Posso però confidarvi un grande segreto, il più importante». «Quale, quale?» chiesero all'unisono l'attimo, il tempo e la luce. Il buio, con grande saggezza e solennità, disse: «Ci sono attimi bui e cupi, tempi oscuri e luce fioca che si spegne all'improvviso, ma il vero buio non è ciò che si oscura e vi fa sentire smarriti. Il buio più grande è la paura di non riuscire a vivere veri attimi in un tempo di luce. Il vero segreto è di sperare e credere nei tanti attimi felici in un tempo meraviglioso, colmo di luce splendente. Il buio arriverà comunque, ma voi saprete accoglierlo con l'amore più grande e la pace del cuore e dell'anima che avrete respirato e conquistato ogni giorno in ogni attimo di un tempo pieno di luce». Il tempo rimase senza parole. L'attimo, il tempo e la luce, commossi, ringraziarono ed abbracciarono il buio. Così, così, tutto l'universo sorrise all'amore puro e sincero dei quattro amici, uniti per sempre nel loro destino perpetuo, perpetuo. Walter Infinito. Ed ecco qua una poesia metaforica, chiaramente, su questi quattro amici davvero bizzarri, magnifici. E io, con questi quattro amici, vi bacio e vi abbraccio con tenerezza infinita, con baci e abbracci, colmi di questi attimi, di questo tempo e di questa luce e del buio, ma che diventa la luce infinita. Bacio.